Il 2017 potrebbe essere l'anno del rilancio delle macchine agricole, dopo diversi anni con segno negativo. Ci sarebbero tutte le premesse per una ripresa. Il 2016 si è chiuso comunque con una leggera flessione rispetto all'anno precedente. Questo a livello nazionale. Nel Veneto è andata meglio perché c'è stata una crescita significativa per le trattrici e per altri tipi di macchine. Si è distinta la provincia di Treviso, dove anche in questo caso bisogna dire grazie al Prosecco. Il mitico spumante fa viaggiare bene anche trattrici e varie macchine agricole. Gli operatori del settore sperano su una maggiore disponibilità di incentivi legati al programma di sviluppo rurale e finalizzati al rinnovo parco mezzi agricoli, oggi molto vecchio e con scarse garanzie di sicurezza. Dunque si potrebbe aprire una stagione positiva per le macchine agricole. Abramo Mason, amministratore unico della concessionaria Trattori, attrezzi e ricambi di Rese Pio X. Così speriamo. Noi come azienda, come concessionaria, ci auguriamo di ripetere i volumi che abbiamo fatto l'anno scorso. Abbiamo dei settori che determinati articoli agricoli tipo il vino, tipo altre colture stanno andando bene, perciò probabilmente ripeteremo gli stessi volumi, le stesse quote di mercato che abbiamo raggiunto l'anno scorso. Che tipo di macchina agricola soprattutto va oggi a numeri positivi? Beh, positivamente siamo una specializzata, perché il fatto stesso che il vino abbia preso piede, le macchine adatte per questo tipo di coltivazione sono le macchine specialistiche, i frutteti e altre macchine specialistiche. C'è in Italia un patrimonio, diciamo un parco macchine agricole piuttosto vecchio e quindi anche da poca sicurezza? Beh, questo è vero, sai, il reparto macchine agricole è molto vecchio, perché un trattore non si consuma mai, perché si ripara e comunque continua a circolare anche in condizioni di sicurezza non proprio ottimali. Per questo motivo stiamo aspettando questa rottamazione, che da qualche anno se ne parla però non riesce a approdare. Incentivi. L'incentivo è una buona cosa in agricoltura, ogni qualvolta succede, per noi è una boccata d'ossigeno per le vendite. Arriveranno presto, piano regionale di sviluppo, il programma di sviluppo è previsto? Ma questo anno dovrebbe essere l'anno buono, per quel mi risulta. Adesso in questi giorni stiamo chiudendo tutti i preventivi che i nostri agricoltori porteranno agli enti che si occupano di questa cosa, e perciò poi speriamo che la burocrazia sia veloce. Perché c'è burocrazia anche per voi. Ma sai, in questo mondo, specialmente in Italia, si vive di burocrazia. Siamo qui in provincia di Treviso, una provincia dove il trattore va più che non altrove. La prima provincia d'Italia forse. Ma probabilmente l'anno scorso, adesso ancora non abbiamo i dati. Ma per vendita di trattori la prima provincia. Sì, non sarà la prima, ma sarà la seconda. Motivazione che il territorio agricolo della provincia è molto frazionato, perciò abbiamo tante piccole imprese agricole che per fortuna si comprano il trattore. Però c'è ancora spazio per investimenti nell'agricoltura in questo momento per la piccola proprietà? Ma con l'evento di queste nuove colture ha dato un po' spazio anche ai piccoli proprietari, perché la redditività nel mondo vitivinicolo ha dato anche la possibilità ai piccoli di crescere e di investire. Poi anche l'ortofrutta. Sì, colture specializzate, eccetera, eccetera. Siamo nella terra del radicchio qua. Ecco, il radicchio anche quest'anno sembra sia andato bene, perciò speriamo che gli agricoltori, no speriamo, sono costretti anche a investire in macchine, perché senza macchine è difficile lavorare. Oggi la macchina è essenziale. Vabbè, siamo a un momento che lavorare senza macchine credo sia impossibile, perché la manovalanza è sparita. La meccanizzazione ha fatto dei passi veramente giganti. Torno proprio questa notte dalla Germania, dove siamo andati a visitare un'azienda, e uno rimane perplesso dalla tecnologia che si sta applicando nel mondo delle macchine agricole, perché dalla trazione animale siamo arrivati a una meccanizzazione veramente, credo, sofisticata al massimo.